Separate è un romanzo che l'autore spagnolo Antonio Muñoz Molina pubblica nel 2001. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare leggendo il titolo, non si tratta di un romanzo storico in senso stretto e non si tratta nemmeno di una narrazione delle vicende drammatiche che hanno vissuto gli ebrei di origine iberica a partire dal 1492, cioè quando vengono promulgati gli editti di espulsione prima in Spagna e poi in Portogallo, decretando quindi la fine della presenza ebraica nella penisola iberica. Sefarad quindi non è semplicemente il nome con cui Antonio Muñoz Molina identifica la Spagna o la penisola iberica, ma è qualcosa di molto di più, di molto più vasto. Per cercare di parlare delle tragedie che hanno caratterizzato il Novecento, questo autore decide appunto di traslare il significato che ha Sefarad al destino tragico che hanno dovuto affrontare i tanti esiliati della guerra civile spagnola, così come i tanti perseguitati del nazismo e dello stalinismo. Infatti, Sefarad non è un racconto che si limita all'ambito iberico, ma è una narrazione di traumi, delle tragedie che hanno caratterizzato l'Europa novecentesca. Attraverso quindi una polifonia di voci, il lettore può ripercorrere la storia recente europea e ricostruire quindi anche il tessuto della nostra comunità su cui teoricamente ci fondiamo tutt'oggi. È una lettura esigente, una lettura che richiede la partecipazione da parte di noi lettori, ma è anche un'avventura nelle nostre radici. Grazie.